Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, anzi di retro riviste di informatica. LAD Micro. Parleremo di questa rivista, andremo a esplorare questa rivista francese in quattro numeri. Questo è il numero del novembre 1983, lontanissimo novembre 1983. La rivista di circa 84 pagine, andremo a vedere di cosa ragionavano in Francia nel novembre del 1983. C'era questo computer che è praticamente un computer case, una calcolatrice scientifica collegata a una stazioncina di lavoro con cui era collegato un mini registratore piccino, c'era una stampantina e questo era, diventava un piccolo computerino con il monitor, diciamo, a quarzi, dischettino piccino e la cartuccina piccina, micro piccina, per praticamente andarci a salvare sulla microcassetta eventuali programmi o caricare. Una mini stampantina Dagi a colori e poi questa era la workstation che praticamente faceva gestire tutto al computerino Casio. Non male, non male. Considerando l'anno che praticamente era il 1983. Da quest'altra parte ci abbiamo il Le Laser 200 che costava 1280 franchi, circa 200 lire, circa 2 milioni e 4 per questo aggeggio V. Ok, andiamo a vedere di cos'altro parlavano nella rivista. Un po' di pubblicità, qui c'è lo ZX Sinclair. Pubblicità, vediamo un po'. Ecco, questo è l'indice. C'era uno speciale sui centri come Centro Mondiale dell'Informatica, su Spazio Minitel. Un indice, un corso di elettronica digitale, corso di programmazione e poi c'era diciamo questo direi che no, questo probabilmente è pubblicità sulle macchine. ZX81 era l'anno in cui c'era lo ZX81, il VIC-20, il Commodore 64, poi c'era il computer Memotech, poi c'era altre varianti dello ZX81, l'ORIC, poi il Matra A7 che ci ho fatto un podcast, non l'avevo però nessuno. Lo Spectrum e diciamo il monitor in bianco e nero a colori a tubo catodico. Ok, sono 84 pagine, vediamo di cosa c'era. Corso di programmazione e qui praticamente pubblicità sull'acquistare un libro dedicato al corso di linguaggio Assembly Basic e Fortran per praticamente lo Z80. Poi la seconda parte su spazio di funzionamento del computer, qui si spiega praticamente con diagrammi di flusso che cosa faceva e via dicendo. Nozioni logiche, è una bella rivista decisamente diciamo di divulgazione di informatica anche piuttosto approfondita perché dato che qui si erano con diagrammi di flusso e funzioni per spiegare praticamente il computer, il funzionamento del computer. Gestione della RAM, vari processi, va bene. Io qui vado avanti, se volete il link per scaricare LAD Micro, la rivista francese, lo trovate in descrizione. Poi qui c'era un po' di calcolatrici scientifiche che odoravano un po' di computer, erano più calcolatrici che computer, anzi solamente calcolatrici. Vediamo un po'. Questo era il Lisa, eccoli qui, i primi portatiloni che erano grossi come valigie pesavano una montagna, i computer ancora erano costosissimi e questa la gente non li conosceva, anche l'Atari 400 non se l'ha comprato praticamente nessuno, nessuno si comprò queste macchine perché costavano tantissimo, c'erano solo 4K di memoria, non ci si faceva una mazza, niente, nemmeno giochi. Qualche cosa, un po' di gente incominciò a comprare l'Apple 2 che aveva 16K di memoria, che erano pochi, ma comunque già qualcosa ci si faceva molto di più che quelle con macchine con 4K o con 5K. Queste erano macchine professionali, specialmente questa a 5 milioni di lire, quindi completamente fuori budget. Qui si mescola nella rivista LAD Métro
LED micro dei computer, praticamente, che questi erano home computer a prezzi che erano comunque molto costosi. Ci ho fatto, diciamo, un podcast sui Thomson, sui computer francesi, anche della Shirt, che non se li comprò nessuno. E questi, diciamo, erano computer business con tutta un'altra fascia di prezzo, quindi, però qui si parlava un po' di tutto perché il settore era embrionale, si era nel 1983 dopo tutto. Un po' di spazio sui videogiochi, con un po' di recensioni, vediamo un po' un corso di elettronica digitale, c'era molta divulgazione di conoscenza elettronica, informatica, era una rivista densamente popolata, praticamente si vede formule, calcoli, quindi una rivista da un taglio molto professionale, molto elevata, diciamo, per studenti dell'IT, per studenti di elettronica, sicuramente non per, diciamo, utenti delle medie o per i primi anni delle superiori, magari corso del liceo classico, scientifico o commerciale, che di elettronica ne sapevano molto poco o praticamente nulla. Ecco, questa è una rivista da un taglio molto più specifico. E poi veniamo un po' con un pochino spazio di giochi, spazio alle calcolatrici di programmazione con la pubblicità. Ecco, abbiamo finito questo numero e passiamo direttamente al prossimo. Settembre 1984, LED Micro. Di cosa parlavano? Parlavano di questo computer Le Laser 3000. Poi andremo a vedere di cos'è, poi c'era un'altra pubblicità. Andiamo a vedere, la rivista è diminuita di una ventina di pagine, da 84 è passata a 68 pagine, quindi vuol dire che era, non era tanto letta. C'era l'editoriale, corso di programmazione basic, corso, diciamo, sempre corso pratico sull'utilizzo dei microprocessori, una serie di recensioni di libri proposti, la moneta di Fortiche, che non ho idea di cosa sia, forse un gioco, vedremo. Che cos'è la compatibilità, il spazio MSX, i contromisure, forse probabilmente con i protovirus, comunque vedremo. Come, diciamo, in avant premiere SICO 64, quindi un po' prima del SICO 64, forse probabilmente una recensione di un computer. Standard sulle interfacce, bibliografia, la stampa straniera. Ok, a bomba. Andiamo a vedere cosa c'era. Corso di programmazione, eccoci qua. Rivista estremamente, già l'uso delle cassette, questa è Sinclair, si riconosce, era ampiamente divulgativa, indubbiamente, questa rivista, con, come ho visto già il numero precedente, con, qui su FIC 20, qui invece su HP 85. C'era spazio un po' ai primi home computer, vediamo un po', vedremo se è sparita la parte relativa all'elettronica oppure no. Corso pratico di microprocessori con il microprocessore MPFB. L'hardware, qui si va direttamente al linguaggio macchina, che cosa è composto, estremamente tecnica, con diagrammi di flusso, sicuramente una rivista dedicata a studenti dell'IT oppure studenti di informatica, senza ombra di dubbio, o di elettronica, che poi è più o meno la stessa cosa, no, un'altra cosa, cose diverse, pardon, ho detto una minchia. Vediamo un po', il formulario di Gérard, questo probabilmente è un gioco che viene spiegato come fare con un piccolo listato. Questo è il Casio PP7000 di piccolo computer, questa è una macchina, diciamo, decisamente business computing, tutti lo riconosceranno con, diciamo, le varie macchine. MSX, il primo il piccolo computer del Giappone, questo è decisamente home computer a tutti gli effetti, e siamo nel 1984, quindi MSX1, e qui veniva spiegato. Vediamo un po', uno dei primi piccoli computer nello standard MSX saranno commercializzati in ottobre, saranno, diciamo, tutti giapponesi, e dentro qualche mese, diciamo, arriveranno anche le versioni delle MSX europee, con qualche costruttore europeo che inizierà la commercializzazione.
Con 3.000 franchi sarà possibile comprare, diciamo, un MSX oltre ad altre macchine compatibili con la famiglia, diciamo, MSX. 3.000 franchi sono circa, moltiplicate per 3 per 2, 6, quindi per 200 lire non era poco, se non mi ricordo male. Forse il cambio era un po' di meno, no, forse il cambio era di meno nel 1984, era un po' 100 lire. Negli anni 90 erano circa 200 lire. Allora, nuove rubriche e contromisure. Contromisure, vediamo di cosa parlano. Bisogna sull'apertura di una serie di rubriche di contromisure. Sulla relazione riguardo all'Head Micro, come associare ancora sul mercato, e poi di cosa parlano qui, accompagnata da una nota approccio didattico, praticamente sì, una serie di strumental con, diciamo, di tipo didattico su un po' un riposizionamento editoriale, diciamo, ecco, un po' più si stava spaccia anche a una recensione di computer. Qui l'M24 si riconosce. Qui abbiamo il Commodore 16, quello portatile, il 40 Epson, i primi protoportatili con monitor praticamente installati. Questi erano 2B14. Lo standard RS232, qui spazio, diciamo, di elettronica e informatica, recensioni libri da reggere. Lavorare a casa è il futuro del mercato dei computer, il telelavoro, diciamo, ecco. Sì, come si nota, è sparita tutta la parte, qui siamo già alla fine, già è sparita, diciamo, a distanza di un anno, tutta la parte relativa all'elettronica pesante, che indubbiamente riduceva il numero dei lettori. Passiamo oltre e a esplorare il prossimo numero di LED micro. LED Micro 1985, novembre 1985, eccolo qui, un Commodore Plus 4 spunta fuori in copertina. E inoltre questa rivista è passata a 52 pagine ulteriormente, quindi si è ridotta da alle iniziali 85, che praticamente si è ridotta a quasi la metà. Andiamo a vedere cosa ragionavano nel novembre del 1985 in Francia sulla rivista LED Micro. Il link per scaricare altre riviste francesi LED Micro lo trovate in descrizione. Andiamo a vedere, ecco, c'era l'indice, corso di Basic, corso di programmazione approfondita, e poi mi sa che praticamente non c'era nulla, non c'era nient'altro, non c'era altro. Poi, allora vediamo un po', corso di Basic, qui si danno dei listati. Sì, listati, poi corso di programmazione approfondita, ecco un po', qui si scanna i diagrammi di flusso e listati. Pardon. Vediamo un po'. È arrivato il domani. Questo è praticamente da Silicon Valley, un articolo sulla Workstation Sun, che però questa non era una macchina sostanzialmente home computer. Poi corso di logica gel del genie, dalla teoria alla pratica, quindi praticamente mi sa che la rivista ha lasciato l'elettronica, è diventato un po' un po' di anni, un po' una rivista di tipo home computing, poi però abbandonò tutto e si focalizzò solo esclusivamente sui linguaggi, quindi come divulgazione di programmi e linguaggi, e con qualche listato veramente veramente misera. Probabilmente non la leggeva nessuno questa rivista. Passiamo oltre, andiamo a vedere il prossimo numero. LED Micro, dicembre 1986. Questa rivista si era ulteriormente ridotta a solo 52 pagine, parlavano solo esclusivamente di programmazione a malapena. Quindi una rivista che con l'avvento degli home computer non ha saputo focalizzarsi sul mondo Commodore, quindi VIC-20, Commodore 64, Apple II, MSX,
Sinclair, soprattutto Sinclair, perché praticamente in Francia era con l'Inghilterra lì vicino, e quindi rimase un po' così in generale e probabilmente finì, diciamo, affossata da altre riviste specifiche di settore dedicate a piattaforme specifiche, e quindi di conseguenza la linea editoriale di questa rivista francese probabilmente andò gradualmente a morire, a affossarsi. Appena 52 pagine, parlavano solo di programmazione. Andiamo a vedere cosa parlano: corso di Pascal, la turbocata, poi corso di programmazione approfondita, corso per l'inizializzazione, diciamo, alle procedure del Multiplan, quindi un applicativo Multiplan, un software molto conosciuto, un integrato della Microsoft. Corso di Pascal, poi in mano, eccoli qui, praticamente la turbocata. Qui veniva divulgata. Io vado veloce. Sì. Corso di programmazione approfondita. Qui si parlava di grafica, quindi di movimento. Posta con i lettori, ecco uno spazio che era nato, ma che prima non c'era, perché non c'era questo spazio, diciamo, con i lettori. Un po' di listati. Pubblicità. È arrivato il domani, una rubrica dove parlava di cose del futuro, non saprei bene di cosa, non c'è neanche un preambolo, quindi bisognerebbe leggere tutto l'articolo, non c'è una foto, non c'è un incipit di apertura, veramente orrenda, si vede, non la leggeva nessuno. Corso di praticamente pratico del Multiplan per l'Excel, si riconosce le foglie di calcolo con le varie formuline, cosa fare, cosa non fare, i primi esempi Multiplan, quello che poi diventerà Excel. Eccole qui con le prime formule inserite all'interno delle varie celle. Niente, mi sa che poi siamo arrivati alla fine. Sì, è finito. Ok, se volete andare a scaricare altri numeri della lista LED Micro, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima.